Fabio Brocchio che è impegnato. Salutami, lo sta bene, ringrazio anche loro. Purtroppo si è rotto il bacino 60 giorni di rilascio. Ah, io avevo letto questa cosa. E quindi per noi, come l'amministrazione, volevo chiedere di essere un po' più vicini. Ti aspetto, io ti ho capito, basta già che dai il lato. Io sto ristrutturando il bilancio. Quest'anno è un anno terribile. Gli stipendi prendete però vi aiuteremo sempre, ci siamo sempre stati, ci staremo. Però ecco, ripeto, stiamo passando un momento difficile, perché non per fare politica, Daniele, perché io ormai sono stato eletto 10 mesi fa, non devo fare propaganda. Abbiamo ereditato un bilancio disastrato e lo stiamo riaggiustando. Ci stiamo godendo un momento di felicità. Di felicità, tra l'altro. Però ci saremo sempre, perché Roseto lo vuole e questo comune non può esimersi dall'assecondare un'attività, quella vostra, che sta dando grandi soddisfazioni. Anche noi abbiamo rappresentato bene il paese. Assolutamente. Questa scritta visitroseto.it. Siamo andati 4 volte in televisione su Sky. Ma come ci siamo andati? Perché immagino che gli italiani si saranno meravigliati della grinta della squadra, innanzitutto, che sono stati eccezionali, e della grinta del popolo rosetano. Assolutamente. Del popolo rosetano, di un palazzetto stracolmo di gente che ha reso l'idea proprio della solidarietà, dell'amore, dell'affetto che c'è per Roseto, a Roseto verso il basket. Ed è stato uno spettacolo bellissimo, ecco, quello di... C'erano i bolognesi che erano abbastanza... Allora io mi volevo mettere quella sera, ti faccio fare una risata, mi volevo mettere al solito posto, però la polizia, c'era un ispettore, mi ha detto: sindaco, non si può. Ho detto: scusi, ma io mi metto là. No, se scoprono che lei è il sindaco sono mazzato. Pure questo ci manca, ha detto: vabbè, me ne vado, ci mancherebbe che prendo le mazzate. Detto, ma poi non lo scopro. Adesso scopro che il sindaco sono mazzato, perché quelli di Bologna urlavano piuttosto minacciosi, no? Quindi simbolicamente dice: danno mazzate al sindaco, danno mazzate a tutti i rosetani. E quindi me ne sono andato nella tribunetta laterale.